quindi facciamo tutti quanti un bel applauso. Grazie a tutti. Con il sindaco Roberto Corsale, allora sindaco, dopo 6 anni finalmente la scuola Rodari è stata restituita alla città di Casaggiove. Sì, grazie, siamo felicissimi, abbiamo raggiunto questo traguardo veramente atteso con tantissimo orgoglio. E niente, cosa dire, stamattina leggevo sul viso di tutti, genitori, maestre, personale, amministratori, cittadini, istituzioni, un sorriso importante, il sorriso della soddisfazione, il sorriso della speranza, perché dopo 3 anni i nostri sforzi di programmazione stanno iniziando a dare dei risultati. Questo è solo uno dei primi grandi risultati per questo rione di Cuccagna, per il quale veramente ci stiamo spendendo tantissimo, perché riteniamo che questo rione deve rivivere e deve essere il cuore pulsante della città di Casaggiove. Siamo al giro di boa, ormai 2 anni e mezzo sono quasi scaduti, e vogliamo allora tracciare un bilancio di questa prima parte della giunta Corsale. Siamo a 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, e posso con orgoglio dire che tanti dei traguardi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti, tanti sono stati avviati, alcuni sono in corso di esecuzione. E siamo felici, io penso che la città nel giro di pochi mesi vedrà tante opere nuove, vedrà strade, vedrà orti sociali, vedrà la seconda casa dell'acqua, vedrà una serie di opere, la rampa al cimitero, una serie di opere che andranno a completare quella programmazione che è già cominciata qualche anno fa e che sta pian piano vedendo la luce. Penso ad esempio alla videosorveglianza, penso ad esempio a tantissime di quelle cose che noi abbiamo avviato e che in questi mesi a venire saranno realizzate. Quindi ritengo di essere soddisfatto e di essere orgoglioso di avere un'amministrazione che ogni giorno lavora incessantemente per dare a Casaggiove dei servizi e soprattutto per rendere Casaggiove una città veramente a misura di cittadino.